Quando un ambasciatore di un paese fa una nota di protesta e l'amministratore delegato deve rispondere, vuol dire che c'è stato qualche problema, dopodiché la musica è la musica, lo spettacolo, però poi, come ha detto l'ambasciatore, uno può pensarla come vuole, ma allora bisognava anche ricordare dei ragazzi uccisi, stuprati, mentre c'era un rave party, un fatto collegato alla musica. Tutti abbiamo visto le immagini di quelle persone portate su motociclette, camionette, rapite, violentate, alcuni probabilmente uccisi, che partecipavano a un evento musicale. Poteva essere anche, come posso dire, giusto ricordare questa parte. Ma basta il comunicato che ha letto l'Avenir ieri pomeriggio? Non l'ho visto, ieri stavo facendo la campagna elettorale in Abruzzo, quindi non lo so se basta. Ha letto un po' le parole che aveva detto il presidente Rai, insomma, l'Avenir? Sì, l'ho letto, avrà letto il comunicato che ho letto sulle agenzie. Dopodiché si potevano ricordare quei ragazzi e quelle vittime, visto che a Sanremo giustamente si parla di tutto, da sempre, di immigrazione, di agricoltura, è un evento comunque, no, che attira grande attenzione. Io credo che le parole dell'ambasciatore siano condivisibili e le ho condivise pubblicamente. Poi non ho visto ieri pomeriggio la televisione perché ero in campagna elettorale, bisogna chiedere alle persone che hanno osservato il problema se sono soddisfatti. Ho letto sulle agenzie che sono state ribadite le stesse cose, quindi mi pare che la cosa sia rimasta aperta, anzi si sia pure un po' aggravata. Guarda, condivido le parole che ha detto l'ambasciatore israeliano, che ha ragione. La Rai ha fatto male e non credo che ieri la questione sia stata superata, non ho visto la trasmissione, ho visto i commenti di agenzia. Quindi era doveroso ricordare delle ragazze e dei ragazzi uccisi, stuprati, violentati durante un evento musicale, che quindi aveva anche un senso rispetto al luogo dove c'era, ricordando tutte le vittime, non è che altre vittime non sono importanti, però non si è ricordato, io sto parlando di quello che ha detto l'ambasciatore, quindi il comunicato della RAI è tardivo e insufficiente, quindi quello che è stato detto, l'ambasciatore ha ragione, bisognava ricordare quel massacro del 7 ottobre che è stata una pagina assimilabile all'olocausto fatta da Hamas, islamici, fondamentalisti. Però nel merito c'è un massacro a Gaza. Sì, poi se vuole parliamo, mi avete fatto una domanda su quello che è successo alla RAI, poi se vuole facciamo una conferenza sulla politica estera. Israele sta evitando un nuovo olocausto, questa è la verità, dopodiché sotto le sedi dell'ONU ci sono le centrali di Hamas, quindi è un po' complicata la situazione. Avete visto che sotto luoghi che dovrebbero essere garanzia di neutralità ci sono i tunnel con le centrali di comando, è un posto complicato quello. E Leni che è stata accusata di...